Benvenuti, oggi abbiamo un incontro speciale, presentiamo il dottor Paolo Lissoni, ci parlerà di Covid-19 nella visione dell'apnei, psico-neuro-endocrino-immunologia. Chi è il dottor Paolo Lissoni? Laureato nel 1979 con lode in medicina e chirurgia all'Università di Milano, endocrinologia presso l'Università di Pavia e oncologia medica e medicina interna all'Università di Milano. Si impegna nell'attività scientifica con numerose ricerche nel campo della psico-neuro-endocrino-immunologia, oltre 700 lavori scientifici al suo attivo. Oggi vedremo una visione nuova della malattia Covid-19. Buon ascolto a tutti e grazie al dottor Lissoni. In questo semplice discorso di questa mattina sintetizziamo una cinquantina d'anni di ricerca, non solo mia ma di tutto il mondo, per il vantaggio di me stesso e quello di essere contemporaneamente parte di questa ricerca, ma anche testimone storico di questa vicenda, nell'aspetto romantico e anche drammatico, nel senso che fino agli anni, fine anni 70, tutta la medicina occidentale risentiva di pesanti divisioni, diciamo, e allora si riteneva che esistessero funzioni separate, la funzione endocrina, la funzione immunitaria, la funzione cardiopulmonare, la funzione cerebrale, se non che viene dimostrata l'esistenza di molecole che l'umanità non conosceva, le cosiddette citochine, gran parte delle quali sono chiamate interleuchine, sono proteine rilasciate dalle cellule immuni attivate attraverso le quali comunicano fra di loro. Quindi il sistema immunitario diventa un sistema, diciamo, globale, non più limitato solo al controllo locale delle infiammazioni. Ecco, ad oggi sono note circa 44 citochine, di cui 40 portano il nome di interleuchina, e via via venne dimostrato che queste citochine avevano effetti endocrini, avevano effetti cardiovascolari, avevano effetti neurologici e a loro volta le cellule immunitarie risentivano di un controllo nervoso, neuroendocrino e addirittura cardiovascolare. Quindi di fatto l'idea filosofica della olistica, cioè del corpo umano come una unità inseparabile, diventava scienza, potenzialmente scienza. Se non che, questo è l'aspetto romantico, l'aspetto invece triste praticamente è quello che in un certo qual modo la legislazione pone fine attraverso vari passaggi a queste libere ricerche di santissimi medici, praticamente in qualche modo modificando i concorsi pubblici, per cui l'avere delle pubblicazioni scientifiche non aveva quasi più nessun valore, l'istituzione dei comitati etici, paradosso filosofico assoluto, perché la biologia è autoetica, non ha bisogno di un certificato umano. Ecco, nessun gruppo politico, nessuno testimone se n'è accorto, e l'effetto disastroso di queste conseguenze che i profeti vedevano, i giornalisti, i psicologi, i sociologi, i teologi non vedevano, ecco, diventano plateali con la malattia da coronavirus. E finalmente, dopo 9 mesi, una sola persona, devo dire per correttezza, Cacciari, filosofo che sul suo ultimo libro, Il lavoro dello spirito, lo posso contestare perché lo spirito non è quello che descrive lui, ma è stato bravissimo nel porre questa questione. Di fronte al Covid sentiamo il parere del virologo, dell'immunologo, del neurologo, del cardiologo, del pneumologo, dell'anestesista, dell'animatore, e giustamente si pone, ma qualcuno tirerà le fine? Ecco, qualcuno che sappia tirare le fine? Nessuno, perché tirare le fine significa affermare le verità della psico-neuro-endocrino-immunologia. Quindi il coronavirus evidenzia un buco dell'Occidente che va dal 95 ad oggi,
di avere trascurato lo studio delle citochine e sentirsi dire 40 anni dopo lo stormo di citochine. Ecco, forse i virologi hanno confuso l'immunologia con il Carducci, cioè, perché stormo vuol dire fare tutti la stessa funzione, mentre le 44 citochine hanno funzioni simili ma anche diversissime. Però c'è anche l'aspetto positivo, l'unico che le generazioni future ricorderanno, cioè l'unica vera opportunità, è quella che nessuno ha capito essere un'opportunità, è che il coronavirus ci insegna l'esistenza di una molecola di cui non, quasi nessuno sapeva nulla, singoli ricercatori bravissimi, ma a livello clinico non era mai risalita, ed è la famosa molecola ACE2, ACE sta per Angiotensin Converting Enzyme, tipo 2, perché il tipo 1, quello su cui agisce i meccanismi della, per il controllo della pressione arteriosa, e del suo prodotto attivo, l'angiotensina 1,7. Ma per comprendere cos'è l'angiotensina 1,7, che verranno giorni in cui sarà chiamata angioliberina, dobbiamo ricostruire brevemente la storia di 40 anni, che è la storia della psiconeuroimmunologia, che solo in Lombardia ha saputo diventare clinica, e se non lo è platealmente, solo per delle scelte politiche e non scientifiche. Politica sopra parte, se perché purtroppo sulla sanità non c'è differenza tra destra e sinistra. Ecco, vediamo la prima diapositiva, che non è questa. Ecco, ovviamente, diciamo, come si è concretizzato in quei tempi, diciamo, iniziava, dicevo, la conoscenza di queste proteine immunitarie con effetti non solo immunitari ma endocrini, nervosi e cardiovascolari, le citochine. Più c'era un gruppo di ricercatori, i cosiddetti pinealogisti, che studiavano specificatamente la ghiandola pineale, che pur essendo un argomento endocrino, ancora oggi è rimossa dagli endocrinologi, per cui le ghiandole endocrine da 7 che sono diventano 6, e quindi con la perdita dell'armonia del 7, tra l'altro. Più c'erano altri gruppi che studiavano la neuroendocrinologia e quindi l'importanza del sistema opioide, che viene scoperto verso la metà degli anni, quindi il cervello produce sostanze opioidi, diversissime chimicamente dalla morfina, ma con effetti identici, di cui la più nota è la beta-endorfina, che ancora oggi, ancora ieri in TV, sento dire che dà il piacere e immunostimola, quando è vero l'opposto. Verso gli anni 90 viene scoperto che il cervello produce praticamente anche i cannabinoidi, diversissimi da quelli naturali della cannabis, ma con effetto sugli stessi recettori, quindi con gli stessi effetti. E quantomeno ne vanno citati due, l'arachidonil etanolamide o anandamide, e il 2-arachidonil glicerolo, prodotto più durante il giorno, l'anandamide, o prodotta durante le ore di luce. Ecco, il sistema cannabinoide svolge un fondamentale ruolo antinfiammatorio. La ghiandola pineale, di cui poi parleremo, svolge un fondamentale ruolo antinfiammatorio. Allora uno può dire, ma anche l'aspirina ha un ruolo antinfiammatorio. Ma la differenza è, se agisco sull'ultimo terminale dell'infiammazione, che sono le famose sostanze flogistiche, quindi le prostaglandine, i leucotrieni, ma qui si dischiude un'altra possibilità impensabile di agire sull'immunità partendo dal suo controllo neuroendocrino, svolto dalla ghiandola pineale e dal sistema endocannabinoide, all'interno del quale sia in natura che nel cervello umano vanno distinte due tipologie: cannabinoidi agonisti del recettore CB1 CB2 e sono del corpo umano le due molecole dette prima, l'arachidonil etanolamide e il 2-arachidonil glicerolo. L'equivalente nella cannabis è il tetraidrocannabinolo, THC. Poi sia la cannabis che il cervello umano producono delle molecole
cannabinoidi, ma non nel senso di cannabinoidi agonisti, ma di inibitore dell'enzima che distrugge i cannabinoidi, che si chiama FAAH, Fatty Acid Amide Hydrolase. Bloccando questo enzima, quali sono queste sostanze? Il cannabidiolo, il CBD nella cannabis, e nel cervello umano fondamentalmente il PEA, palmitoina, etanol, amide. Questi, bloccando l'enzima che distrugge i cannabinoidi, aumentano il tono cannabinoide cerebrale. Ecco, sono sostanze, diciamo, sistemi biologici fondamentali per il controllo dell'infiammazione. Quindi qualunque attivazione dell'enzima FAAH porta a un difetto endocannabinoide acuto e quindi all'esplosione di una risposta infiammatoria mediata dalle citochine. Ecco, ma anche in questo caso, mai sentito dire da nessun virologo immunologo in 9 mesi, le infiammazioni sono quantomeno di 2 tipi, uno di origine della cellula macrofagica, e sono le citochine che avete sentito dire in TV, l'interleuchina 6, l'interleuchina 1 beta, il tumore di colon spector alfa. Ma tu ti hai sfuggito la vera citochina coinvolta probabilmente nel processo di insufficienza respiratoria, che è la interleuchina 17. Chi inibisce, come si può inibire l'interleuchina 17, diciamo attraverso un approccio non periferico ma centrale? Si può con la melatonina, principale ormone della pineale, principale, diciamo il più studiato, ai posteri dalla sentenza, chi sarà l'ormone principale. I cannabinoidi, sia quelli agonisti diretti che quelli inibenti la famosa FA, nel mondo vegetale, che c'è la testazione, sono fondamentalmente la magnolia con il prodotto attivo onocchiolo e la, diciamo, l'ulivo che produce la oleoporeina che inibisce la DL17, forse il fiore di loto. Ecco, allora a questo punto, in risposta anche a persone, diciamo figure tipo Gerardo D'Amico, e quando in TV si parla delle medicine alternative o altro, ma non si tiene presente una gerarchia di valore. Mi spiego. Ipotesi puramente delirante, tipo la vitamina C, la quercetina. Ipotesi non supportata da sperimentazione clinica, ma scientificamente la più perfetta sulla base dei dati scientifici. Terzo livello, sperimentazione clinica. Ecco, tutti i mezzi di informazione escludono il secondo livello, per cui l'alternativa qual è? Un'idea fuori di testa o un'idea già confermata clinicamente. No, c'è una via di mezzo. Gli scienziati ragionano, operano su questa via di mezzo, fra la migliore ipotesi e la fattibilità clinica. Io evito parole, terapia per qualunque cosa. Umilmente proposte terapeutiche elaborate sulla base non di opinionismi. E abbiamo visto in questi 9 mesi solo opinionismi. Idrossiclorochina, se pro o contro, ma allora facciamo un referendum, cioè la scienza non ragiona così. Si dicono i motivi del pro e del contro, il problema è che anche chi è vitamina D uguale, cioè chi difende queste cose non sa neanche il motivo. E allora siamo di fronte a 2 stupidità, dalla quale è bene uscirne, cioè non cadere nella tentazione di dover scegliere fra 2 falsità. Ecco, cosa risulta? Che il corpo umano, insegnato in tutte le università del mondo, è un corpo umano amputato, ma amputato per di più nelle strutture che rendono possibile al nostro corpo una dimensione sia spirituale che, diciamo, se vogliamo, erotica come piacere. Ecco, questa diapositiva dovrebbe, perfino il Führer dovrebbe rimanere scioccato, niente. Cioè, non interessa a nessuno. Cioè, come se il corpo umano non interessasse. Dove è amputato? A livello clinico, cioè chi si occupa di laboratori scientifici, eccetera, conosce benissimo queste cose. Ma la clinica, e quindi il cittadino, viene privato di conoscenza del corpo umano. E qui emerge la mia componente marxista. Cioè, non è corretto privare il corpo umano di il cittadino di conoscenze che la scienza medica ha.
quali sono le amputazioni? Il sistema cannabinoide cerebrale. Il sistema cannabinoide cerebrale è fondamentale. Ma dovevamo aspettare il Covid per capirlo? Non era meglio capirlo prima? La ghiandola pineale, ancora oggi sentiamo dire in TV melatonina e estratti vegetali. Cioè, i cittadini non sanno neanche cos'è la melatonina, cioè, penseranno a una pianta. Difatti, se andate al Parco Sempione, è pieno di piante di melatonina, con quei bei frutti. Cioè, la melatonina è l'ormone della ghiandola pineale, presente in natura da 150 milioni di anni e per tutto il mondo biologico vivente su questo pianeta, non so gli altri, ma su questo pianeta il ruolo della melatonina è la differenziazione del DNA. Questo dovrebbero insegnarcelo, come si chiamano, gli epigenetici. In realtà non sanno neanche cos'è la pineale. Ecco, io vorrei che la Lombardia generi un gruppo di sapienti in grado di mai dire non sono d'accordo, ma di dimostrare, come faceva Gesù, che una data tesi non è neanche sostenibile. Poi abbiamo l'amputazione parziale della neuroipofisi, mi riferisco alla ossitocina, la quale non è solo utile per il parto, ha effetti cardioprotettivi, cardiotropici, ha effetti sulle relazioni umane. Nei bambini autistici c'è un difetto dimostrato di ossitocina. Senza ossitocina neanche San Francesco avrebbe relazioni affettive. Ma questa non è una verità contro il Vangelo, ma la conferma del Vangelo. Cioè, nella fede cristiana non sono la stessa cosa, ecco l'errore che è caduto il pontefice Wojtyla. Cioè, corpo e spirito sono due unità unite e distinte. Non solo unite, come dice la filosofia personalistica, ma neanche distinte, non come ha detto Cartesio, ma i cartesiani. Cartesio fu il primo a dire due nature unite e distinte. E chi li unisce? La ghiandola pineale. E in 500 anni non abbiamo ancora capito, non abbiamo ancora saputo rendere scienza l'illuminazione di Cartesio. Poi abbiamo a livello della paratiroidi, che giustamente vengono studiati, ma tutti sfugge che il paratormone fa produrre una proteina che si chiama paratormone related protein, cioè proteina relata al paratormone, che è un potente cancerogeno, stimola la proliferazione della cellula maligna. Trovato in un laboratorio che lo dosa. Il cuore, sì, è studiato come produttore dell'ormone natriuretico triale, ANP, ma questo ormone non ha solo funzioni emodinamiche, ha funzioni immunitarie e antitumorali. Il timo, notorio organo immuno endocrino, non è più studiato. La ghiandola coccigea, neanche si sapeva fino a 20 anni fa cosa fosse, è un chemocettore in grado di trasdurre, diciamo, di attivare degli impulsi che agiscono direttamente sul sistema nervoso centrale in base fondamentalmente al rapporto ossigeno-nitrite carbonica. Per cui il meccanismo dello yoga non è tanto la mediazione sulle ghiandole endocrine, che pure è vera, ma l'azione diretta sui chemocettori, che casualmente sono tre: la ghiandola coccigea, il chemocettore del globo aortico e il chemocettore carotideo. Quindi sette endocrine di una trinità di chemocettori. Ecco, ma la novità che effettivamente io non sapevo nulla, ma mi risulta che la classe medica non ne sapeva nulla, è il ruolo del sistema ACE2, che è il recettore del virus Covid-19, ma anche della SARS-1. Ecco, quello che devo dire, quasi tutti sono caduti nell'inganno in Italia, forse tutti, tranne Paolo Verdecchio, non so chi è, ma che Dio lo benedica, che il problema non è più il recettore ACE2 1A più esposto al virus, allora i più colpiti dovrebbero essere i bambini. In realtà l'unione fra la spike protein del virus con il recettore ACE2, che è presente sulla membrana cellulare, come se fosse un'antenna, determina un blocco dell'attività di questo
recettore e quindi una mancata produzione di angiotensina 1,7, la quale presiede, lo vedremo meglio dopo, presiede a tutte le funzioni biologiche. E in altre parole viene ad assumere l'angiotensina 1 la stessa potenza, diciamo, modulatrice biologica che prima di lei era stata assegnata solo alla ghiandola pineale. Ecco, per cui, diciamo, ammesso che il coronavirus sia un'opportunità, l'unica opportunità è perciò che nessuno nell'umanità ha capito che è opportunità, cioè l'averci insegnato l'esistenza di un sistema fondamentale per la vita, il sistema ACE2, che ha a che fare col polo inferiore dell'essere umano in quanto è connesso all'attività renale, surrenale, quindi alla produzione di renina. Ma l'umanità conosceva il sistema renina-angiotensina 1, angiotensina 2, quindi ipertensione. L'angiotensina 1,7 ha effetti opposti di ipotensione, ma questo è solo il punto dell'iceberg, perché questi sistemi presiedono alla regolazione di tutte le funzioni biologiche, in particolare la proliferazione cellulare, la risposta infiammatoria, i processi fibrotici e quindi legacy, la vecchiaia. È possibile agire, ma non in sfida a Dio, ma in lode a Dio, a ridurre, a modulare i processi dell'invecchiamento, certo. Ma purtroppo al mondo ho preferito agire in modo artificiale, inventando molecole o manipolando il DNA. Io per mimare Trump cosa dico? Human body first, but not alone. Cioè prima il corpo umano. Ma anche questa accusa la faccio anche alle medicine complementari. È inutile andare a vedere se in Amazzonia c'è una pianta che cura. Il corpo umano cura tutto, se smettiamo di amputarlo. Quindi emerge una visione dichiaratamente magico-scientifica, entrambi in modo perfetto. Saranno contenti nel Regno dei Cieli personaggi come Cristiano Rosenkurz, Rudolf Steiner, il Conte di Saint-Germain. In terra pochi sono contenti, ma nei cieli di grande gioia. Finalmente il corpo umano appare rigenerato o dal polo dello spirito, dalla pineale, in rapporto alle variabili cosmiche, perché nessuno può oggettivare il proprio corpo rispetto, nessuno è autonomo rispetto all'universo. E ora, diciamo, dal Covid in poi, e anche dal basso della materia, ma inteso come biologia, quello che è la Malkut o la Shekinah, la presenza divina, diciamo, in cui rigenera il corpo a partire dalle oggettive condizioni biologiche del corpo. Qual è il punto che raccorda questi due sistemi? Uno è il rapporto alla pineale e l'altro è il rapporto alla sfera, diciamo, al centro basale, direbbero gli occultisti, Muladhara, è l'ormone cardiaco. L'ormone natriuretico viene stimolato dall'angiotensina 1,7 e a sua volta stimola l'attività della ghiandola pineale. Nei bambini morti in culla probabilmente c'è un alterato rapporto tra l'ormone cardiaco e la ghiandola pineale. E allora certi stress, anche un incubo o qualcosa, possono scatenare una risposta simpatica eccessiva con il rischio anche di aritmie cardiache. Ecco, per cui il mondo occidentale così diciamo legato al cogito ergo sum, che non è il cogito di Cartesio, ma al secondo me ergo sum, ecco, dovrebbe capire che il corpo umano amputato nei suoi centri vitali non è più una scienza. Quindi quella scienza che aveva preteso di staccarsi dalla teologia, rivendicando giustamente una sua autonomia, credo solo a ciò che misuro, e di colpo non ci crede più. Ripeto, di questo ne hanno avuto coscienza solo persone che si dichiarano di matrice essenica e nessun altro, né sociologi, né politici, né filosofi, né teologi, né gli ultimi tre pontefici. E con quale ipocrisia dico ai teologi: parlate di un Dio che non vedete e non vedete, ma neanche il prossimo, che l'aveva già detto il fratello che vedete, che l'aveva già detto Giovanni nella prima lettera, ma addirittura il tuo corpo che vedi, ecco. Questo è il dramma di oggi.
Ecco, la ghiandola pineale, diciamo innanzitutto, non produce solo melatonina, che è un indolo derivato dal triptofano, che praticamente è prodotto di notte, ma di giorno viene prodotto, ad esempio la 5-metrossitrittamina nel pomeriggio, nella massima luce viene prodotto 5-metrossitrittofolo e di mattino il 5-metrossindolo acetico. Questi quattro indoli mimano gli stati di coscienza, perché il rapporto coscienza-corpo non è una variabile uguale. Per usare la parola romantica, anima, ecco, l'anima entra nel corpo al mattino, raggiunge la piena incarnazione nel mezzogiorno, si prepara al distacco nel tramonto e poi si stacca. Ricordiamo lo Steiner, che giustamente attribuiva il sonno al distacco del corpo astrale, quindi della psiche, dal corpo fisico eterico. Cos'è la morte? È il distacco addirittura dal corpo eterico e dal corpo fisico. Il famoso fantasma. Ecco, praticamente avviene che la regolazione della pineale, e purtroppo dicendo pineale dobbiamo limitarci a dire la regolazione della melatonina, degli altri ormoni non sono studiati da nessuno al mondo, e soprattutto la luce. Ma l'ordine non parte direttamente dall'occhio, dal cervello stesso. L'informazione dalla retina scende a livello del ganglio cervicale superiore, dove parte una fibra, la fibra postgangliare, che raggiunge la pineale. La luce inibisce questa fibra e quindi viene prodotto di giorno poca melatonina. Con l'avvento dell'oscurità si attiva l'enzima LCT trasferasi, che fa rilasciare noradrenalina dalla fibra. La noradrenalina, agendo sul recettore beta-adrenergico della pineale, fa produrre melatonina. Per cui ecco, la pineale, diciamo, in qualche modo è un organo neuroendocrino. In che senso? Se per definizione di ghiandola endocrina intendiamo una struttura che riceve l'impulso dal sangue, da informazioni chimiche del sangue, e risponde nel sangue, ecco, la pineale riceve informazioni dal sistema nervoso periferico e risponde nel sangue. La terza struttura, per dire com'è perfetto l'essere immagine di Dio, la terza struttura è il chemocettore, riceve invece l'impulso dal sangue e risponde per via nervosa. Quindi c'è una specularità fra ghiandola pineale e chemocettore rispetto alle classiche ghiandole endocrine. In realtà la pineale è modulata da infinite altre sostanze, senza entrare nei dettagli, viene inibita dagli alfa 2 agonisti, stimolata dagli alfa 1 adrenergici, viene stimolata dal VIP, viene stimolata potentemente dai cannabinoidi, viene tendenzialmente inibita dalle citochine, più le citochine infiammatorie tendono a inibire l'attività della pineale e a stimolare invece l'attività del surrene. E la pineale agisce, come fa a agire su tutto, modulando l'espressione del DNA e ad ogni livello, a livello cardiaco, sinergizzando con un'azione cardiotrofica. È stato dimostrato che nell'infarto miocardico si ha una caduta della produzione di melatonina e quindi domani ogni infartuato potrebbe trarre beneficio. Poi inibisce il sistema simpatico e in questo senso si pone ad un supremo ormone antistress e modula l'immunità, senza entrare nei dettagli, fondamentalmente esaltando certi linfociti che producono l'interleuchina 2, da cui dipende il sistema immunitario, AIDS docet. AIDS è un difetto fondamentalmente di interleuchina 2, perché viene colpito il linfocite che la produce, e con un effetto inibitorio sul macrofago, che è la cellula che induce la risposta infiammatoria più arcaica, quella mediata dalle citochine, l'interleuchina 6, l'unica sulla quale il mondo ha agito. Ecco. Si poteva agire sul Covid anche e soprattutto con i monoclonali anti-interleuchina 17, che pure esistono. Si chiama secukinumab, stranamente neanche la casa farmaceutica interessa. Ecco, per me la pineale non si può vivere senza la pineale. Allora, perché gli endocrinologi non la studiano? Ma anche, volendo spendere una parola a loro favore,
L'endocrinologo di un tempo amputava, cioè tango l'ipofisi, cosa succede? L'animale muore. Levo il sorrene, l'animale muore, levo il pancreas, l'animale muore, levo la pineale, l'animale non muore subito. Non muore, ma se uno va a vedere la sua vita, scade a livelli vegetativi. Ed essere umano anche. Poi c'è anche la canzone Credo nell'essere umano, ma a questo punto dobbiamo chiederci se e chi è l'essere umano. L'essere umano ha un corpo. Mai l'umanità è raggiunta a negare il corpo, a negare lo spirito, sì, a negare l'anima, sì, ma solo ora siamo arrivati a negare il corpo. Ecco, praticamente, non è, come dire, la famosa frase di Virgilio, che poi non è di Virgilio, che Covid, olim, menimis, iubabi, un giorno forse ricorderemo con gioia anche del Covid, in realtà la frase di Virgilio è Ec olim minimis iubabit, cioè un giorno ricorderemo con gioia queste cose, si riferisce alle sue vicende, ma potremmo dire anche del Covid, perché questa sequenza detta sembra argomento super scientifico, ma in realtà è semplicissimo. Il fegato produce l'angiotensinogeno, come vedete, che coinvolge tutto l'organismo, sul quale alcune cellule del rene, degli ustioni glomerulari, producono la renina, che è un enzima proteolitico, cioè rompe, trasforma l'angiotensinogeno in angiotensina 1. Ecco, è qui che scatta la duplice regolazione ACE, angiotensin converting enzyme, o ACE2, entrambi presenti sulla membrana cellulare. Se prevale l'azione dell'ACE classico, viene prodotta angiotensina 2, che dà l'ipertensione, l'ipertrofia cardiaca, ma ultime ricerche emerge che è anche pro-tumorale, pro-infiammatoria, pro-trombotica, ecco la trombosi del Covid. Oppure operazione diretta sull'angiotensina seconda o anche sull'angiotensina 1, se agisce l'ACE2, viene prodotta l'angiotensina 1,7. Ecco, qualche autore al mondo è arrivato a dire allora la malattia Covid è un disequilibrio fra i due sistemi ACE e ACE2. E questo l'hanno colto 3-4 autori al mondo. Ma poi in realtà il problema non è l'ACE2, il difetto di ACE2, ma del suo prodotto, che è l'angiotensina 1,7. E questo, che io sappia, l'ha intuito un solo autore al mondo. Però a tutti manca il legame con altri due sistemi antinfiammatori, che sono la stessa ghiandola pineale, il sistema endocannabinoide e sul versante infiammatorio l'interleuchina 17. Perché cosa succede? Praticamente nel Covid c'è questo stormo di citochine, che poi sul lato pratico significa avere alti livelli ematici di interleuchina 6, tutti gli ospedali si sono scatenati ad usarla, ma hanno trascurato il TNF, la IL-1, ma soprattutto la IL-17. L'interleuchina 17 prodotta dai linfociti TH17, la quale stimola a sua volta, e quindi ha un ruolo prioritario, la produzione di altre citochine infiammatorie. C'erano quegli studi sul famoso tocilizumab, quindi l'anticorpo monoclonale anti-IL-6, qualche beneficio l'ha dato, lo può dare, ma perché agisce sulla IL-6? Nella mia ipotesi, ben meglio agendo, inibendo la IL-17. Con i monoclonali, questo è il parere che il mondo esprime, oppure, ed ecco la novità santissima della psiconeuroimmunologia clinica, oppure agendo sul controllo centrale che inibisce la interleuchina 17. Cosa che ha dimostrato inibire la IL-17? Casualmente la melatonina della ghiandola pineale e il sistema cannabinoide. Ed ecco, non aver trascurato nell'università proprio queste strutture è il motivo per cui l'umanità si trova impreparata di fronte al Covid. Ma non è da disperare come cacciare allora chi tira le file. C'è già qualcuno, c'è già una disciplina che saprebbe tirare le file, ma non sembra interessare a nessuno.
il cuore in che senso interviene? A sua volta l'angiotensina 1,7 stimola l'attività cardiaca endocrina nella produzione di ormone natriuretico triale, il quale è pure cardioprotettivo, antinfiammatorio, antitumorale, neuromodulatorio, neurotrofico. All'opposto l'angiotensina 2, prodotto dell'ACE, dell'enzima ACE, in qualche modo stimola la produzione di endotelina 1, prodotta sia dal cuore che da tutto l'endotelio, la quale danneggia l'endotelio in senso trombotico e stimola poi il processo infiammatorio. Ecco, per cui il COVID, bloccando la produzione di interleuchina, la produzione di angiotensina 1,7, scatena una risposta infiammatoria incontrollata dovuta a tre cose. La produzione di L17 che fa produrre a sua volta le proteine infiammatorie macrofagiche. Il ruolo inibitorio della L17 sull'FAH, quindi crollo, difetto endocannabinoide acuto, non solo, ma a sua volta l'interleuchina 17 deprime ulteriormente la produzione, l'espressione dell'angiotensina dell'ACE 2 e quindi contribuisce. Ecco, a livello della famosa insufficienza respiratoria, la letteratura dice che la citochina più implicata è la interleuchina 17, o anche il TNF-alfa, molto meno la interleuchina 6, che entra di più nei quadri di, diciamo, shock. Ecco, questa è la biologia umana. Ecco, più al rallentatore, o alla moviola, o alla VAR, devo dire, questa è la più perfetta e completa, sulla base di tutta la letteratura mondiale, patogenesi del coronavirus 19. Ecco, chi è così? La malattia COVID, io considero la malattia suprema secondo-immunologica, come da anni definivo il cancro. Solo che nella malattia da COVID tutta questa configurazione psiconeuroimmunologica si configura in poche ore, ecco. E quindi è come se uno invecchiasse di colpo. Invecchiasse perché? Perché l'età è caratterizzata fondamentalmente dal venire meno progressivo dell'attività della pineale e anche del sistema ACE2. Per cui perché l'anziano? Perché non è... come il ragionamento è capovolto di quello che purtroppo gran parte degli uomini di scienza fanno, cioè se fosse solo l'ingresso del virus, più recettore uno ha e più è colpito, e ma allora i più colpiti sarebbero i bambini, perché gli anziani hanno meno recettori, i maschi ancora di più. Le stagioni autunno e primavera sono le più fragili dal punto di vista immunologico. Da qui la speranza per il ministro Speranza, e speriamo che ciò sia vero, e allora verso metà novembre dovremo vedere ridursi l'infezione, perché a cambiare non è il virus, è la risposta biologica della persona, che da che mondo è mondo sappiamo che è più fragile in primavera e autunno. Cioè, il virus c'era già in dicembre, ma non si vedeva, quando esplode con l'inizio di marzo. Ma perché? Perché i cambi di luce captati dalla pineale e richiedono un certo tempo, cioè il nostro corpo non è che si riassesti in un minuto. In Groenlandia, nel passaggio dal buio, dei 6 mesi di buio e quindi da iperattività della pineale, in quanto buio continuo, significa quando poi di colpo arriva la luce, i casi di suicidio esplodono. Perché la stagione vuol dire, non vuol dire temperatura. E purtroppo tutti si erano fermati sulla temperatura per il Covid. E beh, dico, un virus che c'è in Groenlandia, 0 gradi, e in Arabia Saudita, 50, difficilmente, eppure tutti si sono incaponati. Quindi il primo MOVES è ovviamente l'interazione tra la spike protein, che vuol dire spina, corona di spine, e il recettore ACE2. Ecco,
povero presidente Trump, gli auguriamo l'Istituto di Martini, ma giustamente dice candeggina, e la candeggina, sì, se per candeggina intendiamo ACE2, avevo ragione. Cioè il problema è proprio l'ACE2. Nei supermercati durante il Covid l'ACE, cioè la bevanda che a me piace, perché non vorrei fare pubblicità, ma la carocia ha un buon gusto, e nessuno lo beveva più. Dico, cazzo, perché non mi venga il vino su l'ACE? Questo per dire come gli psichismi sociologici sono in realtà di un influenzamento spaventoso. Ecco, dà l'ingresso del virus, e questo lo sanno tutti, ma dà il blocco dell'attività dell'ACE2 anche per un meccanismo di endocitosi, che parrebbe che appunto al blocco dell'ACE2 l'organismo risponde internalizzando. Qualunque sia il meccanismo, sta di fatto che viene a mancare acutamente l'attività della CE2 e quindi la produzione di angiotensina 1,7 e quindi lo scatenamento di una risposta infiammatoria incontrollata, mediata soprattutto dall'interleuchina 17A, che a sua volta riduce ulteriormente l'espressione del recettore ACE2, attiva le proteine infiammatorie del macrofago, interleuchina 1 beta, IL6, TNF, IL8, e da ultimo disattiva, cioè attiva l'enzima FA, induce un crollo della funzionalità endocannabinoide e quindi un'esposizione a una risposta infiammatoria che comporta da una parte il danno dell'endotelio e dei fenomeni trombotici, perché i recettori ACE2 sono dappertutto, ma soprattutto sull'endotelio. A livello polmonare un danno della permeabilità, quindi passaggio di liquidi, quadro di edema, insufficienza respiratoria acuta. E allora cosa si può proporre? E dico questo, cosa si può proporre tenendo presente quello che i mezzi di informazione saltano, cioè o il secondo me o i dati clinici. E no, tutto il segreto della scienza è nel mezzo. Proporre cure sulla base della migliore letteratura scientifica, considerandola tutta, perché la tendenza inconscia è a validare solo i lavori che coincidono con la propria ipotesi. Ecco, tutta la letteratura mondiale attribuisce all'interleuchina, all'angiotensina 1,7, la capacità di avere effetti antinfiammatori, quindi controllare la febbre, le mialgie e tutto, ipotensivi e cardioprotettivi, addirittura in grado di correggere l'ipertensione polmonare e lo scompenso ventricolare destro, difficilmente curabile, effetti neurotrofici. È stata dimostrata un'alterazione di questa funzionalità cerebrale nella sclerosi multipla. Ecco, allora vedete che l'effetto antifibrotico e quindi anti-invecchiamento. E addirittura la sindrome metabolica, diabete, eccetera, diciamo in qualche modo il tessuto adiposo si trova a produrre citochine infiammatorie per stimolo dell'interleuchina 17. E questo porta alla famosa insulino resistenza. E allora, quali sono le condizioni che predispongono al Covid? Che tutti sanno, ipertensione, diabete, ma nessuno si chiede il minimo comune denominatore. Sono quelle condizioni che già di base hanno un difetto di angiotensina 1,7. Allora io per comitato tecnico-scientifico, è così intendo, un comitato scientifico, cioè che si chieda alle menti migliori della mia generazione, direbbe il santissimo Allen Ginsberg, my the best mind of my generation, ecco, si riuniscono all'Istituto Superiore di Sanità, no? L'attuale comitato è tecnico, organizzativo. Scientifico vuol dire cosa dice la scienza? E come si fa a sapere cosa dice la scienza? 5 minuti, PubMed, su internet, e uno chiede le domande. Se non c'è la pubblicazione, abbandonate quella. Cioè, può essere vero solo ciò che è pubblicato. Ciò che è pubblicato può non essere vero, ma nulla che non è pubblicato può essere vero.
Ecco, allora come si configura il corpo umano? Finalmente, a Dio piacendo, dovrebbe essere completo, rigenerabile da un polo che è la pineale. Immaginiamo di dire melatonina, ma in realtà la pineale produce altri 3 indoli e soprattutto un gruppo di circa 20 beta-garboline che sono la trasformazione degli indoli in interazione con gruppi aldeitici o chetonici. Ecco, queste beta-carboline hanno effetti psichici e anticancro, psichici espansionali. Da qui la verità che mi sento di affermare, forse più come teologo che come oncologo, che questo, tutto ciò che è espansivo dello spirito o del piacere è anticancro. Tutto ciò che riduce la sensibilità spirituale e quindi che chiude in sé, depressione, stress, è pro-tumorale. Ecco, basterebbe questo per dire dopo 2000 anni che la gloria al valore dell'amore non è più un dato romantico, ma diventa un dato biologico. Io sono felicissimo di essere stato il preservativo, parola ambigua, il preservativo che ha potuto rendere possibile questa conoscenza. Cioè, ho preservato la scienza nella sua reale integralità olistica. Ecco, le ultime due cose, mi sembra. Ecco, no, se vogliamo vedere nei dettagli, sia la melatonina che l'angiotensina 1,7 hanno effetti molto simili. Entrambi inibiscono l'FAH, l'enzima che distrugge i cannabinoidi, e quindi entrambi portano a un aumentato tono endocannabinoide, il cui ruolo antinfiammatorio è fondamentale. Entrambi inibiscono i linfociti TH17 che innescono un tipo di risposta infiammatoria più evoluta rispetto a quella macrofagica e che in base alla letteratura potrebbe essere il primo evento della malattia Covid. Sia la melatonina che l'angiotensina hanno effetti antitumorali praticamente dimostrati su gran parte delle neoplasie, anche con preliminari studi clinici. Quindi, mentre per la pineale ho svolto un ruolo fondamentale a livello planetario, dell'angiotensina 1,7 ci sono già dei dati di autori bravissimi che però in questo momento sembrano tacere. Entrambi hanno funzione antiangiogenetica e sappiamo che l'angiogenesi è ciò che consente al tumore la sua. Per il tumore non interessa assolutamente il pH, gli zuccheri, si produce in base sanguigna suoi. Quindi ogni tentativo di agire è un delirio. Entrambi hanno effetti cardioprotettivi, soprattutto ancora di più l'ACE 2 attraverso l'angiotensina 1,7 fa produrre l'ormone cardiaco ANP, che è cardioprotettivo, antitumorale, antinfiammatorio, neurotrofico. Entrambi invece stimolano il linfocite che presiede la risposta immunitaria, che è il linfocite TH1, attraverso la produzione di interleuchina 2. Sul sistema metabolico è più attivo l'ACE2, praticamente blocca la produzione di citochine infiammatorie da parte degli adipociti, quindi previene dall'insorgente di diabete. Entrambi, sia la melatonina che l'angiotensina 1,7, inibiscono l'espressione dell'ACE, che invece porta l'angiotensina 2, che dà ipertensione, cardiotossicità, oltre a essere pro-tumorale. Che corpo umano è questo? Ecco, non è, ecco, corpo umano è questo. Cioè, rigenerato non solo per meccanismi genetici laboratoristici, ma rigenerabile o dall'alto attraverso la pineale, o dal basso attraverso il sistema ACE2 angiotensina, con il cuore a ponte di unione fra le due, perché a sua volta l'ANP è stimolato dall'angiotensina 1,7 e stimola l'attività della ghiandola pineale. Ho voluto anche ricordare i fratelli, visto che siamo tutti fratelli, i fratelli fanatici della vitamina D. Ecco, spero che sappiano che la vitamina D, se qualcosa può fare, e perlomeno dicono il motivo, che non lo sanno, che la vitamina D tende a stimolare l'espressione della ACE2.
però assieme ad altri effetti dubbi. Il mio consiglio è sempre proporre quella molecola che qui non vi sia nulla che potrebbe essere negativo, quantomeno in base a ciò che si sa. Gli estrogeni, come mai le donne sono meno colpite? Perché gli estrogeni stimolano l'espressione della C2. I cannabinoidi stimolano l'espressione della C2. Quindi cosa possiamo proporre a tutto il mondo a questo punto, all'Italia, al Presidente Mattarella, a tutti, alla Fontana, e tutte, Forze Armate, a tutti? Che prima delle conoscenze del Covid già era possibile proporre unicamente la melatonina e un cannabinoide o cannabinoide simile. Con quale intento? Bloccare gli L17. Ma dalle conoscenze 9 mesi dopo il Covid è ovvio che in definitiva la carenza suprema è probabilmente l'angiotensina 1-7. Allora che fare di Remagnani? Il compito diventa politico. Cioè, se l'Italia vuole primeggiare nel mondo, prima ancora che con la pizza, potrebbe riuscirci con la gelatina. Ma non esiste come farlo, ma nessuno neanche pensa cos'è. Ma la mia speranza è che i miei colleghi, gli anestesisti soprattutto, capiscono questo. Che può essere utile come prevenzione, ecco, ripeto, prevenzione è una parola molto ambigua. Prevenzione dell'infezione è solo le disposizioni sanitarie date. Prevenzione, che diciamo noi, è semplicemente rendere il corpo meno vulnerabile a una eventuale risposta infiammatoria acuta. Nella fase acuta si può arrivare all'infusione endovena di angiotensina 1-7, già provato nell'animale, ecco, per cui non vorrei spendere una parola contro a favore della, cioè dico, per la vivisezione, no? Sì, non dimentichiamo che attualmente gli esseri curati meglio al mondo sono i topi. Cioè tutte le cose che io ho lì, il topo l'ho già fatto. E come ce la mangiamo della vivisezione, sono curati meglio di noi. E tacerò su altre cure, cioè sull'animale si sono già fatte cure bellissime e sull'uomo no. E ma allora sono curati meglio i topi di noi. Capisco le topi. Ma i topi no. Ecco, le ultime due, come due doni mantrici, ecco, dico mantrico perché, più che mantrico, diciamo, mandarico. Perché per capire l'immunità bisogna avere l'atteggiamento della meditazione. Cioè, uno guarda lo schema, perché non è da che punto parti, cioè se cade nel principio di Heisenberg. Quindi la descrizione dipende da quale particella quantistica per la fisica, ma da quale cellula immunitaria uno descrive. E allora uno guarda il grafico, anche il metodo Simonton, dico immaginate l'immunità e controllate il tumore. Io alzo la mano e dico, ma conosce l'immunità? No, e allora se è vero che pensione condiziona, ci scandiamo nel prima. Cioè l'immunità va visualizzata, onestamente è un'intelligenza sovraumana, perché con l'intelligenza razionale si può spiegare il sistema endocrino, il quale risente di criteri biologici puri. Supponiamo il freddo, la tiroide aumenta l'attività, la glicemia viene prodotta più insulina, eccetera. La crescita viene prodotto GH. Ma il comportamento delle citochine non è razionalmente spiegabile se non attraverso gli archetipi. Ed ecco loro che dopo 2500 anni finalmente ha ragione Platone nel dire il mondo è strutturato secondo perché. E finalmente possiamo dimostrarlo. Ecco quello che abbiamo detto prima, per fare un minimo di chiarezza, è quello che abbiamo già detto prima, vale a dire bisogna distinguere i cannabinoidi agonisti da sostanze non agoniste, ma che però, bloccando l'enzima FA, che distrugge i cannabinoidi, danno come risultato finale un aumento del tono, diciamo, endogeno, quindi del nostro corpo, cannabinoide. Abbiamo detto l'agonista cannabinoide della cannabis è il THC, tetraidrocannabinolo,
l'agonista non, cioè la, il cannabinoide non agonista è il cannabidiolo. Del cervello umano i cannabinoidi agonisti sono l'arachidonil e l'etanolamide e il 2 arachidonil glicerolo. Il cannabinoide non agonista ma inibitore della FAH è soprattutto il PEA, amitoil etanolamide. Ecco, quando si parla di cannabinoidi, qual è un consiglio utile? Se uno vuole sfruttare la cannabis, l'aspetto puramente medico, va ultra bene il cannabidiolo, che non ha proprietà psicoattive, che ha il THC. Quello può essere ansiogeno per l'ammalato. Certamente se ci fosse una struttura rieducativa, la meditazione, allora uno può dare anche THC, ma con l'intento anche extra medico. Ma per l'aspetto puramente farmacologico va ultra bene, anche perché è potentemente ansiolitico, ma un'ansiolisi vera, che non è quella da benzodiazepine, che è un'ansiolisi nell'ambito di uno scadimento di tutti i processi di coscienza. Perché sulla carne bisogna essere estremamente equilibrati per non cadere nel doppio delirio. Certamente la cannabis è una delle piante più, diciamo, più terapeutiche del pianeta Terra, ecco, non so, altri pianeti, adesso c'è anche l'acqua sulla Luna, quindi, però sulla Terra di sicuro. Più le ultime due, ecco, le due piante sacre per eccellenza, quella di fiore di loto, l'annelumbo, lucifera, pianta sacra del buddismo, del taoismo, diciamo, dell'induismo, e l'ulivo, in qualche modo, pianta sacra della tradizione ebraico-cristiana, ecco, già umilmente potrebbero curare gran parte delle malattie umane, il che non significa che uno la prende il fiore di loto e diventa immortale, ma sono note le molecole. Il fiore di loto produce come antitumorale la isoniazinina, come in grado di modulare le malattie autoimmuni inibendo la produzione di interleuchina 17 probabilmente, che lo renderebbe utile anche nel Covid, si chiama armepavina. Più una pianta in grado, è una molecola in grado di avere effetti ansiolitici psicoattivi, che si chiama nuciferina. L'ulivo, l'ulivo foglie, tutti si concentravano sull'ulivo, l'ulivo foglie, che normalmente sono bruciate, in realtà contiene come antitumorale la idrossitirosolo, come utile nelle malattie autoimmuni in quanto inibisce la IL-17, qui c'è il dato che non c'è per il loto, la oleuporeina, e quindi può essere utile nelle malattie autoimmuni, e poi l'oleaceina, che agisce esattamente come gli acini inibitori per l'ipertensione. Ecco, vorrei anticipare Gerardo D'Amico dicendo, fra l'apuro delirio stile vitamina C quercetina e il dato già clinico, c'è una via di mezzo che è la conoscenza scientifica. Il passaggio da questa diapositiva a usarla su scala nazionale, mi dispiace, ma è compito esclusivamente politico. Cioè lo scienziato puro ha fatto il suo compito. Ora, all'umanità decida se continuare a mettere in croce la scienza medica o se invece decidere la sua resurrezione. Questo è il dramma planetario che il Covid-19 ci impone. La mia umile speranza è chi di Covid-19 è stato colpito, di Covid-19 rinascerà. Perché ci ha insegnato una molecola che io personalmente, che mi reputo fra i medici abbastanza illuminati, sinceramente non sapevo nulla. Cioè non è solo il recettore del virus, è la chiave per avere potere sulla risposta infiammatoria della cellula. Chiaro, i primi a recepire questo dovrebbero essere gli anestesisti, ovvio. Perché è utile comunque, ma uno deve essere intubato. E però, giustamente, bisogna sapere che l'intubazione eccessiva, cioè
l'ossigeno a sua volta deprime la produzione di ACE2. E allora fai pure l'intubazione, ma fai anche un'infusione di angiotensina 1,7. E da parte nostra abbiamo informato tutte le massime autorità, diciamo, dello Stato italiano. Ecco, non la Santa Sede, perché vedo che di cancro e di Covid non è interessato, non vorrei disturbare. E quindi è come dire, quando tornate a casa e vedete i vostri bambini, portate il messaggio non del Papa, ma di un umile scienziato che di fronte al Covid rischiamo di avere in mano la terapia e di non rendercene conto. Amen.